Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. E donaci santi sacerdoti, santi religiosi, santi laici. O Maria concepita senza peccato. Tu ti impagano, soccorritrice.
benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, dei secoli, amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo a tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia, e donaci i santi sacerdoti, santi religiosi e santi laici. Madonna di Casandrino, prega per noi per il mondo intero. Per l'aurora rosa oggi più bella, poi quella certa pietà la terra, e fra gli astri il cielo rinserra, non che stella più bella di te. Bella tu sei qual
Ringraziamo il Signore per questo momento così bello, dove la Madonna viene rivestita di tutti i monili d'oro, d'argento, che non significano altro che l'amore portato a lei, l'amore non soltanto di questa generazione, ma di tutte le generazioni passate. Come abbiamo sempre detto, questo manto che ricopre la Vergine Maria di Casandrino, il bambino Gesù, di tutti questi monili d'oro, è la vita di ognuno. Sono grazie, sono suppliche, sono preghiere di un popolo che da quando è venuta nel 1600, questa statua ritrovata, la statua in sé del 1400, ecco, instancabilmente questo popolo, ecco, ha voluto adornare della sua vita la Madonna. E allora ringraziamo il Signore perché questa Madonna, la Madonna di Casandrino, davvero prende in custodia, prende tra le braccia, come adesso sta facendo con il bambino Gesù, tutti quanti noi. Noi, anche se non abbiamo niente sul mantello, ma la nostra persona adesso sta come la cosa più preziosa che lei ha adesso, il bambino Gesù. Ognuno di noi si deve sentire come questo bambino, abbracciato, amato da questa mamma dolcissima. Viva Maria! Viva Maria! Adesso gli metteremo anche il manto, il mantello. Vi ricordo, questo è qualcosa di importante, bello. L'anno scorso l'abbiamo fatto, lo rivedremo quest'anno. Giovedì l'altro, quando salirà la Madonna, non era messa già nella sua cripta sull'altare, ma resterà ancora fuori, perché il 12 settembre, il giorno di Santa Maria, con il mantello, dopo la Santa Messa e la benedizione finale, chi vuole, con il mantello della Madonna, verrà benedetto singolarmente, e anzi si auspica con tutta la famiglia. I sacerdoti prenderanno il mantello di sera, e ognuno che verrà o singolarmente o con la famiglia, i sacerdoti appoggeranno per qualche secondo, l'abbiamo detto anche durante la Santa Messa, il mantello che la Madonna tiene sia tutto l'anno e anche sia nelle occasioni di festa, e sentire dentro di noi l'abbraccio di questa bellissima ragazza, la madre di Dio. Allora l'appuntamento è anche importante per il 12 settembre.
Adesso il nostro caro Don Luigi Silvestre, che è uno dei frutti a livello sacerdotale, un giovane di Casandrino, metterà la rosa che lui donò alla Madonna nel giorno della sua consacrazione. Noi gli facciamo un applauso. A questo momento così bello, come lui diceva poco fa, ecco, mi viene l'emozione della consacrazione e l'emozione di aver donare ancora questo secondo anno, Luigi, il secondo anno, ecco, la rosa alla Vergine Maria di Casandrino. Ed è un'emozione che non possiamo non farla percepire a tutti quanti. Bene, un altro applauso. Adesso poi tocca al nostro caro Sant'Antonio Scarano, vice parroco, dopo mettere la corona al bambino Gesù. Questa parrocchia, siamo due sacerdoti, parroco e vice parroco, Sant'Antonio Scarano è anche più piccolo d'età, c'ha 18 anni di più. Dimagrendo, si è proprio. È vero! E allora lui metterà al bambino Gesù e indegnamente sì, la Madonna protettrice anche il parroco metterà la corona a lei. Prima la corona, ok, prima la corona alla Madonna. Se ci riesco. Ed ecco il nostro padre poi in corona alla Madonna. Posto che si riuscire
Thank you.